ragazzi, qui del 38, oddio mi cade tutto. Allora, come va che si dice? Oggi siamo a un video, stavolta moddato ragazzi, stavolta moddato perché giustamente potevo e quindi ho approfittato. Allora, che cosa vi voglio far vedere? Vi voglio far vedere le mod sui personaggi. Avete visto bene, sì. Allora, sì, avete visto perfettamente bene. Ho moddato Impero Galattico. What? No, che cosa è successo? Ma cosa? È stato un errore. Che c'entra l'Impero Galattico qua? Scusatemi. Ah, sì. Sì, c'è sta. C'è sta perché stavo parlando di cecchini. E qui hanno fatto un po' una bravata, perché praticamente per la fase 1 hanno messo questo, che poi sembra una figata effettivamente, sembra una figata, però sopra la 212esima, e attenzione, tutti gli altri sono rimasti uguali praticamente, tranne per la 327esima, che varia il casco. Attenzione, questo è un cecchino, eh? Attenzione, versione cecchino. Infatti, scendendo, gli altri bene o male sono rimasti uguali come concetto di cecchino. Ma, giustamente, come il cecchino può variare anche il soldato. Quindi, aspetto estetico. Ecco, meno male, il primo... No, è stato moddato proprio il... Ma dai, sta cosa è una figata. Involontaria, in realtà. Credo che sta mod non funziona qui, eh! Lo dico giusto per, va bene, Impero Galattico, allora, ci sta la fase predefinita, lo conosciamo tutti, soldati, 321esima fase 1, ovviamente, abbiamo, vabbè, sta schifezza qua, 501esima, 91esima l'avevo fatto bianco, lo ricordate? Ecco, poi abbiamo... Guarda i Coruscant, poi tutto quanto da capo. Questi. Vedete che bello il soldato. Per fortuna rimane uguale. Meno male, mi sono un attimo preoccupato. Però se andiamo alla 41esima, eccolo qui. Il soldato a quanto pare cambia completamente la skin. Che però mi piace. Praticamente quello che state vedendo è la versione della 200... Praticamente è la battaglione scout, però versione 327esima. È buona figata in un certo senso, infatti vedete che è un po' figo. Mo andiamo sul pesante, andiamo sugli aspetti, che poi ci sono rimasto. Mado, cosa hanno combinato con questa mod? Cioè, hanno fatto una buona mod in un certo senso, però mamma mia raga, no, ma mio Dio, no, devo togliere sta mod, peccato, ci speravo tanto che era fatta discretamente bene. Sì, anche la resistenza è andata tutta a quel paese, la resistenza, oh, è andata tutto male, è andata. Andiamo sulla... no, allora devo togliere per forza. Tornando sopra, sempre aspetto predefinito, sempre... I costumi sono bene o male gli stessi, cambia... Vabbè, dobbiamo andare direttamente alla fase 1 direttamente. Alla fase 2, scusatemi, che siamo da qua. Ecco la 327esima, vedete? Perché io mi ero concentrato solo sull'aspetto della 327esima, che infatti è una figata vederlo così. Che si sono un po' dedicati agli aspetti originali di Battlefront 2. Classico, infatti vedete la visiera. Beh, però è stato fatto benissimo sta cosa dell'elmo. È una genialata, davvero complimenti. Poi abbiamo questo, poi abbiamo questo, però mi sa che avevano modificato una cosa con il... la guardia del Coruscant, giusto? Eccolo qua. Raga, vi presento la 212esima visione ricognitori. Eccolo qua. Bellissimo. Che me ne pare? È stato modificato tantissimo il volto. Guardate quanto è figo. Ha il casco, che è questo casco, praticamente lo riconoscete perché è la... come lo chiamavano? Il Special Cops? Special Cop, sì, una cosa del genere.
che è appunto dedicato all'armatura, alle skin che avevano a Geonosis. Però non era né la 41esima né la 212esima, era quell'altro battaglione. E poi questo per fortuna è rimasto uguale. Bene, poi abbiamo l'ufficiale, che ovviamente uno dice andiamo a vedere gli ufficiali. Impero, per favore, fammi vedere che... Mo sono curioso per l'impero. Uno direbbe, non è cambiato nulla. In realtà, raga, parte che sopra ci sta il visore, ma poi ha il costume della non imperiale, ma repubblicano, quindi è leggermente sbagliato. E c'è un problema... sì, purtroppo devo rimuovere sta moto. Vabbè, vediamo un po' l'aspetto estetico. Fase 1, fase... vabbè, questi sono predefiniti. Abbiamo sempre questo, però noi dobbiamo andare dalla fase 2 in poi. Allora, fase 2 in poi, vediamo qua, 212esima. È giustamente la 327esima, che rappresenta praticamente il nostro caro capo comandante, Bly. Infatti è proprio lui in realtà, in un certo senso. Poi abbiamo questo, abbiamo lui, abbiamo lui, abbiamo lui e abbiamo finalmente la 212esima che stranamente è rimasto uguale. Forse è l'unica skin che hanno voluto lasciarla, mamma mia. E poi la 41esima. Guarda, posso dire che sono una bella cosa, però hanno fatto un macello, raga, un macello proprio brutto brutto. Devo fare una cosa, giochiamo a gioco singolo, azione immediata, una curiosità, andiamo su Felusia, giochiamo un attimo perché mo sono curioso di vedere i soldati di Felusia, che con la mod, attenzione, io li ho messi, cioè la mod modifica giusto qualche mappa, perché alcune buona, io avevo modificato solo Kashyyyk e se non sbaglio Geonosis, perché per il resto le mappe andavano tutti bene. Vediamo un attimo, allora a sto punto la 327esima come è stata modificata. E però cioè in realtà si dovrebbe vedere le skin della 212esima. Ecco qui, guarda, guarda, mo andiamo con questo. No, indietro, andiamo, vediamo un po' come sono. Vedete come... è vero, mi sono scordato che c'è pure l'arc modificato. È vero, è moddato pure l'arc, me l'ho scordato. E non solo l'arc, aspettate. A parte che questi soldati sono bene o male tutti uguali. Vabbè, la mod non sono stati molto modificati loro, a dire il vero. In realtà sì, so che si può vedere da vicino. No. Abbiamo proprio... Bly abbiamo qui. Ok, però io vorrei... Madonna, com'è morto male. Io mo vorrei a sto punto vedere... Sì, che noi stiamo testando delle mod, perché stasera dovremmo fare delle partite. Ok? Quindi ora di esaminare le partite. Però è strano, dovrebbe. Dovrei. La mod permette di modificare la fase 2 della 327esima, da quanta gente. Vabbè, se mi ammazzano mi fanno un favore, vorrei un attimo vedere. Aia. Vabbè, se posso riuscire a salvarmi, mi salvo. Allora, no, stavo guardando perché questa mod è un po' buggata, perché è un alfa, attenzione, infatti lo dicevo, è un alfa. Quindi non è compatibile al 100%. Ci stanno dei piccoli errori ancora. Ahia, morto male. Però mo io sono curioso di... E ero scordato, vi devo far vedere una cosa. A parte che io non ho capito che cosa è successo, ma mi danno due aspetti classici.
Io pensavo che era un errore mio di mod, invece a quanto pare c'è sta veramente, cioè del tipo c'è un errore di letture, mi hanno messo due aspetti classici. Di cui so cretino io perché uno è questo che ho messo, un altro dovrebbe essere con quello la versione blu. E poi ci stava la versione questa qui, che non ho capito qual era la mod. Poi abbiamo questo, che ovviamente è moddato malissimo. Vedete? Uno direbbe, beh, non è così moddato male. E invece è moddato malissimo, raga. Purtroppo, essendo un pre-alpha, modifica tutte le caratteristiche. Vedete perché non... Mamma mia, effettivamente non è brutto, però questa versione è bella, però il resto delle mod ha modificato tutto, modifica. Sì, lui è rimasto uguale, ho lasciato un attimo per avere la possibilità di... Vabbè, poi ho le versioni alternative di tutte gli armamenti, vabbè, poi ovviamente ho lasciato lei perché è troppo bella da vedere. Bene, comunque... Infatti vedete che fa vedere il coso del casco del tipo... No, cambia però personaggio perché voglio cambiare gli aspetti e mettergli questo. Mo' io sono curioso di fare una cosa. Giusto, fase 2. Vedete che disgraziate che mi fanno fare. Vedete, ho proprio il soldato con questo aspetto. Poi abbiamo questo. Vedete? Infatti sono cretino, ho sbagliato di nuovo. Aspettate, fase 2. Oddio, la mod me l'ha tolto proprio. Ah, no. No, non va bene. Ecco perché non lo trovavo. Però io non mi trovo di una cosa, però. Scusate. No, perché io sto testando e verificando, raga, eh. Stiamo buoni. È lui che non mi trovo. Ok che lui va bene come arc, però non va bene perché io voglio vedere lui. Vedete? E poi c'è lui. No, è la mod che dà problemi. Decisamente sta mod. Sta cosa non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. No, ma infatti lo diceva che era un alfa, però non mi aspettavo che mi dava questi piccoli problemini. Allora a sto punto me lo devo rimuovere. Allora rimuovi questo e ovviamente rimuoviamo anche questo. Però mi ricordo che devo rimuovere qualcos'altro. Cose che devo rimuovere. Gli arc li lascio. Clone Jet Trooper, me lo tengo. Dovrei rimuovere, in realtà faccio così, rimuovo tutte e due. Ok, così. Guardate che cosa faccio. Così vedete come rifunziona la mod. Ecco. Come si rifunzionano le cose delle mod. Ok, poi abbiamo... Eh sì, avevo messo sta cosa di Camino Guard Legion, Cybertank Blue, ok, Cody Web, vabbè, c'è sta. Ma vabbè, sì. Vedete per il fatto dell'ufficiale? Fatemi vedere che era questo. Eccolo qui qual era il problema, quindi... No, questo è della Resistance. Ok, questo è della Resistenza, quindi possono benissimo essere rimasti, posso rimanere, anche se vorrei rimuoverli. Vabbè, mo vediamo.
Allora, mo aggiungiamo. Sì, avevo messo questo, quindi non vanno bene queste mod. Quindi ritorniamo, andiamo su. Sì, vedete come faccio io. Mo devo andare su quelli là moddati, eccoli qua. E rimettiamo a scendere il clone jet trooper. Ok. Più. Ok, che poi devo salire sopra che li devo applicare, vedete? Applic mode e applica, poi imposta. Abbiamo la... Poi che avevamo da mettere? Sì, ok, no, perché sto leggendo se mi manca... Ah, sì. Sì, c'era Yark, già ci stanno, accurate ce l'ho già, l'ho impostato già, mi serve, no, Ahsoka Tano non lo voglio mettere, Ahsoka Tano dà problemi alle texture in realtà, o se no, sapete che faccio? Metto Ahsoka Tano, guardate cosa faccio, guarda, così vedete come funziona. Metto Ahsoka Tano. Mi sembra... Ah, no, no, no. Rimuovi, non è quello che volevo io, però voglio rimuovere anche un'altra cosa a sto punto. Generale Cano, Kano, lol, importa, sì, vedete, così vedete come funziona, e c'era il codice Ahsoka Tano qui, però quella là con tutti le skin di Rey. No, non era così, Ahsoka Tano no, mi interessa Ahsoka Tano normale, ho paura che l'ho rimossa proprio. Secondo me l'ho rimossa proprio. Ero sicuro di... No. Vediamo un attimo. Ok. No, perché vedete che sto cercando di fare una cosa più che corretta. Però Ahsoka Tano non è quella che ho io. Solo un secondo. Vi faccio vedere come funziona. Mo' andiamo qui. Vedete come funziona il sito? Cerca, cerchi, vedete queste sono tutte le mod. Cerca Ahsoka. Pure che scrivo male. No, mi sa che è con... Ah. Ecco. Allora, quello che mi serve a me... Oh mio Dio, no, mi serve quella lì. Che è questa, non mi ricordo che era questa, vedere. No, infatti non è quello che voglio io. Rimettiamo Ahsoka Tano perché c'è una mod che voi faccio vedere come funziona, infatti, incolliamo, cerca. Così vedete come funziona il fatto delle mod. Dovrebbe essere questo, infatti, errore mio. Eh sì, vedete, con tutti gli aspetti estetici di Ahsoka. Vedete? Vabbè, faccio manualmente. Download. Vedete com'era Ahsoka Tano? Head cosa. Mo' lo scarica. Però mi sembra che mi mancava qualcosa. Vedete, qua lo dice che cosa viene sostituito. No, è un po' particolare. E intanto devo trovare Rex. Dov'era Rex? Oh, però io non posso non ricordare tutte le skin, dai.
Non è che so poche, vedete con Words, non lo so, raga, mi manca Rex, come può essere che mi manca Rex? Sì, perché lo devo rimettere, perché l'ho rimosso un attimo. Arc Jedi, non mi interessa. Capitano Rex, eccolo qui, che l'avevo rimosso. Che posso fare una scelta. Vedete qua dice che può essere non compatibile, vedete? Qua è sia come arc, sia standard, sia la pistola. Potrei anche rimuovere la pistola. Parentesi. Ovviamente applica. Applica. E poi potremmo anche non applicarla. E infatti questa possiamo per esempio rimuovere. Dopodiché importa mod. Mo' in questo caso sta in download. Add testa. Avendo tolto tutte le mod per Ahsoka Tano, vedete cos'è? Sono tutte le mod. Quello che mi interessa è solo questa. Con le tre cose. E poi c'è la spada che si può alternare il colore. A me non mi interessa. A me mi serve solo vedere quante, tutte le skin mi mette. Quindi in questo caso applica direttamente questo. E queste sono le icone. Vedete? Che posso scegliere una delle due icone che mi interessa. In questo caso non mi interessa nessuno, quindi posso rimuovere una, per esempio, vedete? È bello questa cosa, tu puoi selezionare in maniera predefinita, magari applichi questa, solo per icona, e poi questo la puoi rimuovere, e puoi rimuovere ovviamente questo. Mo' uno mi direbbe, dopo tutti questi lavoretti che ci ho impiegato, mo' giustamente che famo? E niente, facciamo partire il gioco. Lancio, questo lo rimuoviamo. Attenzione, deve avere origine attivo per sta cosa, eh? Quindi io non modifico i file all'interno del gioco, quindi io non vado a cercare origin per poi andare a vedere tutte le caratteristiche, ok? Per trovare che poi non so neanche dove si trova il coso dei giochi. Support? No, era da qualche parte. Vabbè, comunque, qua ci sta la cartella di Star Wars, che non mi ricordo dov'era. Comunque non vado qui a modificare, non vado proprio nel sistema di Origins, ma bensì uso un programma esterno. Quindi questo dimostra che io non hackerò praticamente i dati di... però io sono fissato a cercare il coso di... Dove cacchio sta? Ah, con Origin ci sta da parte la cartella dedicata ai giochi Origin, è vero. È vero, ci sta il coso qua dei programmi interni con Origin Games. Ecco, vedete, io non vado qua a modificare. Io col cavolo che vado a modificare questo gioco. Sarei un pazzo. Quindi, ovviamente, uso un programma esterno, che in questo caso è lui al terzo. Ecco, se ti devono bannare, tu dovresti modificare quei dati, ok? Questa è la vera situazione. Ah, in tutto ciò, per chi vuole essere curioso, ho finalmente scaricato anche, caricato mo un video dedicato a Mortal Kombat Project. Ovviamente mentre carica, già si è caricato un pezzo sto video, quindi più che giusto. Intanto vi sto facendo rivedere come funzionano le moto. Perché io voglio fare una cosa simpatica, voglio mettere delle mod decenti, ma non voglio che mi buggano. Quindi alla fin fine usare questo sistema non è che frega chi mette le mod, ok? Perché giustamente avete visto che ci sono delle mod che potenziano l'attacco, mettono carte, modificano quello, modificano quell'altro, modifica abilità, quelle è proprio hackerare il gioco. Infatti alcuni si consigliano di non giocare online ma in single player, perché se fai delle cose che non c'entrano proprio nulla di quello che il personaggio fa o cose varie, praticamente sei un cheater. Più che giusto, più che giusto. Io infatti modifico solo cose estetiche e mi tolgo il pensiero. Attenzione, ci sta un'altra mod particolare che mo ve la faccio vedere, che dopo ve la devo far vedere. Intanto parte, vedete, ha tolto tutto, quindi posso rimettere questo, rimetto questo, automaticamente mo mi partirà il gioco, perché mo è in fase di caricamento dati, eccolo qui, e rientriamo,
Sì, state notando come funzionano le mod, però ripeto, per fortuna con questo trucchetto, con Frosty, praticamente non rischi il ban. Però, attenzione, perché non hai modificato i file originali che si trovano nel sistema di file di registrazione di Origin, ok? Quelli là che vi ho fatto vedere prima. Io sto usando tutto un altro programma all'esterno che prende soltanto il link dell'attivazione del gioco, no, che l'ho messo io, che posso fare questo con tanti altri giochi, sempre se lo permetto. Per esempio potrei farlo anche con un gioco su Steam, per esempio. O su, come si chiama, Epic Game, volendo, sempre se è fattibile. Bene, intanto siamo entrati, ma uno dirà, ah, quindi mo è moddato il gioco, in teoria sì. E adesso possiamo, avendo rimoddato, ma uno direbbe, che cosa è moddato? Beh, vi ricordate? Mo vedete com'è ritornato tutto normale. Sì, anche lui, sembra vedete, è cambiato pure la spalliera, tutto, quindi è ritornato come prima. Mo abbiamo Ahsoka qui. Eccolo qua. Le mod di Ahsoka Tano. Vedete? Ci sono tutte. Che non è che mi fa impazzire, però ho dovuto mettere, attenzione, qui c'è stava il Jedi, ricordate il clone Jedi? Lo devo rimuovere perché poi l'addestramento Jedi diventa trasparente, perché giustamente non riesce il gioco a moddare essendo che hanno gli stessi dati tutte e due. E infatti è la stessa skin. Per il momento mi metterò questa. Beh, ora come ora, avendo fatto tutto sto casino, avendo anche rimesso Rex, se me lo carica magari. Ah, giusto, è Padme. Me l'avevo scordato. Vedete, io mo ho qui Rex. Mo uno dirà, ah, adesso poi, quindi mo hai risistemato l'arc? Certo, ho risistemato tranquillamente l'arc. Infatti, aspetti dell'arc sono ritornati come prima, con l'extra di Rex. Queste mod comunque ti devi applicare a farle bene. Non puoi metterli tutti, non puoi moddare in un certo modo perché effettivamente può crashare il gioco o comunque le mod non vanno sempre bene. Bene, dopo aver fatto sta cosa è ora di farci una partita in giocatore singolo. No, non mi va in giocatore singolo, mi va in multigiocatore, vediamo se troviamo qualcosa. Giusto una partita, veloce. Scusatemi che avete visto tutto sto casino, ma avete capito come funzionano le mod. E posso giocare tranquillamente con queste mod. Però attenzione, io sto usando comunque un programma e avete visto che mi impegno a trovare i dati, il sito, a scaricare, a vedere se va bene o non va bene. Sono sempre test. Se no, non si chiamano modder, non sono io un modder se non mi applico a controllare tutti i dettagli di una mod. Come avete visto, glitchava tantissimo prima, cioè crashava tantissimo, infatti mi è crashato per i caricamenti dei dati. L'ho fatto in single player, proprio per vedere e fare un testing. Considera che ci sta una mod che hanno messo Scourge come personaggio secondario, e questa cosa mi piace tantissimo, come skin secondario per il Republic. Per il clone comando. E allora io ho pensato, potrei mettere la skin della prima skin, al posto del bianco gli metto un altro personaggio, gli metto Boss per esempio, che è una delle poche skin che viene. Anzi, in realtà Boss sarebbe bello a vederlo in un'altra prospettiva. Siamo i cloni, perfetto. No, devo cambiare anche io le skin, bruttissimo. Ah, siamo proprio all'inizio. Sì, però, cari miei, mi avete dato proprio la skin peggiore. Prima di tutto, aspetta. Seconda cosa, Madonna, no. È decisamente meglio.
Vabbè, te poi pure va bene, te però non mi piaci, anzi ti faccio una cosa bella, 91esima. Scusate, vuol dire 41esima e non range quel cavolo. Eccolo qui, vedete che poi io poi mi discialo con le morte. E te assolutamente no. Una skin bella da cecchino. Vabbè, usiamo te. Ok. È ora di usare questo, dai. Ok. Sì, la voce il gioco è in italiano, oltretutto. Gli unici veicoli che non ho moddato sono questi, che devo settare, devo trovargli un colore decente. Ah, fatemi vedere un attimo una cosa con lui. Ah, finalmente si è stabilizzato, finalmente. Era successo un casino, adesso si è stabilizzato, dai, si è stabilizzato. A me interessa che si è stabilizzato quella cosa. Era moddato male, ci stava qualche cosa che dava fastidio, eh. Oh, eccoci qui. Ragazzi, c'è un Darth Vader in tutto ciò. Da notare è bellissimo vedere la spada, ma bellissimo non vedere. Ah, quella è. Ah, lol. È vero, era già fuori dalla sua traiettoria, posizione. Cioè, la Save zone persa. Se la perdiamo non fa niente, raga, dobbiamo fare comunque un gameplay. Intanto avete visto di nuovo come si rimodda. In pratica, dai. Vi ho fatto felici. No, perché io voglio mettere mod più decenti per stasera, perché faccio tutto assalto, raga. Vi avviso già da ora. L'unica cosa che spero è che metta una cacchio di mod per i Ranger fase 1. Perché non voglio quei mimetici brutti fatti male. Quindi io in pratica potrei sempre mettere le mod. Però è pure brutto perché poi perde l'originalità del gioco. No, granata di merda, dai, io che volevo far fuori il Droidekas. Il Droideka! Madonna, quel coso è saltato là sopra. Dai, andiamo con questo. Bellissimo, i Shock Trooper li ha fatti diventare i guardi di come si chiama? Le guardie di camino. No, chi è che mi ha strozzato? Non vedo. Maronna, è passato un'armata, c'è stato. Vabbè, li ho ammazzati, li ho fatti male. Li ho fatti male! Ah, in tutto ciò è vero, con le mod è vero, dovremmo vedere qualche. E va bene, e va bene. Aia. Grazie, dimmi qualcosa che non so. Che stiamo perdendo? Ah, quello lo sapevo già. Il problema è che non vanno là, il problema è che stanno qua. Siamo nati per combattere, ma anche per perdere in questo caso, eh. Ah, ci sono delle belle mod anche per Anakin comunque, se lo volete sapere. Però non le ho ancora messe, sono indeciso. Ci sta però tanta bella roba. Io voglio mettere la. Ma, mamma mia, ragazzi, sono troppo indeciso, spero che poi lo riproporranno. Aia. Le skin di Obi-Wan Kenobi. Ragazzi, c'è un droide qua comunque.
Madonna che casino, raga. Mamma mia, raga, scusate, ma sono troppo concentrato a... Dai che la stiamo difendendo bene, più o meno. Ma dai, che morte brutta. Stupida più che altro. Raga, ne sono uso a Cody? Tizio, c'è un co... C'è un droide cast là. C'è un droide cast. Che è successo? Oddio, dove è finito quello? È scomparso all'improvviso. Tutti in combattimento. Ma dai, comunque un problema di lag oggi. Madonna, dimmi che l'ho fatto fuori, no? Però gli ho fatto un bel po' di danno. Comunque è una pistola illegale. È una pistola illegale comunque, la pistola del cecchino, dello, come si chiama, Jet Trooper. Madonna. Mi sono auto-ammazzato in teoria comunque. Ole, arrivo! Dai che ce la stiamo facendo. E dopo aver detto questo la perdiamo, volete scommettere? Ve lo dico già da ora. Va sempre a finire così. Sempre. Ah, cavolo. È vero, devo trovare delle mod per i soldati, per i droidi. Ci stanno quelli là per la versione comando, dei comando proprio, dei clone comando. Ma non mi piacciono, perché ho poco che mi modificano tutte le skin e non mi piace, non mi fa. Tranne se effettivamente diciamo che siamo onesti. Ma che cosa ho appena visto? Raga? Raga, ecco. Raga, ho un problema di connessione. Ho un problema di connessione. Ah, mi sono distratto. Mi sparo. Comunque abbiamo vinto. Alla faccia di tutti quanti. Yeah! Abbiamo vinto, non scocciate. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Ah, quanta esperienza sto accumulando, raga, ma che succede? Abbiamo la tripla esperienza questo mese, questa settimana. Sarebbe interessante come cosa. Dai, vengo con te. Vabbè, sarà Maraguida. Dai, Maraguida, ma scusate! Ma che cosa ho appena detto? È un nome della mia amica, perché giustamente si chiama Mara. Madonna, scusatemi. Può succedere! Io ti voglio bene! Ti volevo bene! Madonna, come ci maciullano però, Scusami, Maraguida, un saluto. Madonna, l'ho chiamata per nome.
Mara Jade. Ma scusate, è facile confondersi, dai. Ah. Beh, non è vero. So perché ha lo stesso nome. Dai, non la perdiamo così, dai. Era fatta, più o meno. Era fatta. Madonna, come ti applichi a dirlo, però voglio cambiare aspetto, voglio mettermi... decisamente. Potere ai cuccioli, più o meno. Ma non ho nessun altro qui con me, che noia. Siete già tutti là. Dai, vediamo cosa sappiamo fare. Oh raga, stanno a 50, possiamo farli fuori tutti. Bello! Cosa? Comunque non so se sono peggiori. Madonna, che casino. Sì, Han Solo gli ho tolto qualche skin, qualche mod. E vabbè, non ci sta, non è che posso mettergli sempre le stesse skin variabili. Quanti eroi però, eh. Qualcuno, era una palla che gironzolava in tutto ciò, se lo volete voi sapere. È bellissimo che sento la frase di gente brutta. Vi ho fregato tutti, vi ho fatto male. Raga, sono più pericoloso io con un... con un arc che con un eroe. Ho ucciso un eroe, ma sono un grande, ma sono strabiliante. Aura potentissimo. E togliete. Aia, non ci credo. Azz, mi ha sparato pure. Bra, complimenti. È stato bra. Non ho niente da dire. È stato bra. Madonna, che brutta situazione. Ciao Mara. Guarda quel fucile a pompa, ma che cosa stiamo parlando? Ma dopo come sono morto? Dai, ti prego, ditemi di che la vincete, perché è qualcosa di... Vittoria, bella, era pure bene sta partita. Dai raga, non possiamo lamentarci. Dai che è andata benissimo raga. Stra bene proprio. Bene, io qui vi saluto, avete visto di nuovo come si organizza per le mod. E qui del 38 al prossimo video passo e chiudo.